Per prima cosa do la parola al dottor Paolo Viscoli, in quanto lo dico già per lui, ci dovrà lasciare un pochino in anticipo per una bella occasione della sua vita familiare che richiede la sua presenza. Paolo Viscoli è psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale di Modena e si è occupato nel corso della sua carriera diverse volte anche dei temi della migrazione, dell'intercultura e di attività con i rifugiati politici. E quindi un po' su questa provocazione di sono tutti uguali gli stranieri che si rivolgono ai servizi di salute mentale, gli do la parola. Adesso, per non lasciare suspense sul mio motivo piacevole, mi scuso anche per il vestiario che è un po' inconsueto per me. Mio figlio si laurea. No, è una laurea triennale, per cui adesso dovremmo pagare anche due regali. Cioè, se fossi una sola, a me non mi ha fatto neanche il primo, forse, ma perdono. Allora, no, avrei tanti pensieri su questo tema. Lei mi ha chiesto se, lei, tu mi hai chiesto se sono tutti uguali, e era sì, una domanda che aveva già una risposta, l'avevamo un po' detto prima. Per esempio, io lavoro in ambulatorio del CSM qualche sera in pronto soccorso o nel reparto di psichiatria, di diagnosi e cura. Ovviamente già questi tre posti sono diversi, perché nel CSM l'accesso è per pazienti ormai integrati nel tessuto modenese. Qualche persona irregolare, non provvista, non iscritta al Servizio Sanitario Nazionale c'è ancora, ma direi che l'accesso è facilitato senza grossi problemi. E anche per il pronto soccorso, ecco, il pronto soccorso è un accesso ovviamente che nei primi tempi, io quando mi sono occupato le prime volte di questo problema migratorio, si diceva che il pronto soccorso è quasi la prima forma di accesso sanitario, perché si diceva, ed era anche corretto, queste persone hanno impegni lavorativi, spesso devono aspettare il familiare che li porta in ospedale. Ecco, queste cose non valgono del tutto per le persone più stanziali e più a lungo soggiornanti. Il diagnosi e cura è un luogo dove io mi ero occupato nel passato di percentuali di ricovero, cioè paragonavo le due popolazioni indigene, cioè quella modenese e quella, però sommando, che è sempre un'azione impropria, perché noi spesso sommiamo tutte le nazionalità, come se fossero tutti stranieri alla stessa maniera, però fra di loro anche loro giustamente non si considerano della stessa situazione. Comunque, paragonando queste popolazioni, io qualche anno fa, un ragazzo, uno specializzato in psichiatria, fece una tesi, ci accorgemmo che c'era un tasso di TSO superiore. Cos'è il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio. Ovvero erano ricoverati più spesso contro la loro volontà di un modenese. Questo può essere legato a vari fattori. Molto spesso in quella fase capii che era legato, ad esempio, al tipo di problematiche. C'erano spesso sovrapposte al disturbo psichico, abuso alcolico o altre forme di abuso. E questo poteva precipitare il ricovero. Un'altra cosa secondo me importante in quell'epoca, spesso l'assenza di familiari, di persone anche a volte con senza, diciamo, sostegno familiare, che determinava più facilmente per il medico che faceva il ricovero una scarsa possibilità di affidare questa persona a delle cure, anche al sostegno di altri familiari. Cioè,
è la prima ondata 90-2000 dei magrebini soli, diciamo, single maschi. La migrazione attualmente però è molto cambiata e secondo me queste realtà sono ancora più insomma, hanno stratificazioni ulteriori, per cui direi, per esempio, c'è il carcere, che anche questa è un'altra realtà di cui si occuperà qualcun altro, ci sono anche tutta la popolazione di rifugiati, che però, diciamo, io me ne occupo come disagio psichico, ma con altri colleghi, psicologi e così via, ovviamente, ma riguarda, hanno 50 posti, quindi non è un numero enorme. Ecco, quindi tenete conto che a Modena abbiamo circa 12,4% di stranieri, di migranti sulla popolazione modenese generale, e in Italia siamo sull'8,3%, quindi vuol dire che alcune regioni, anche Modena fra queste province, alcune province sono più rappresentate come numero. Certo, ripeto, in queste popolazioni ce ne sono anche altre, una ad esempio è quella dei minori, poi ci siamo occupati questi giorni fa, minori non accompagnati, minori o seconde generazioni, ci siamo occupati anche dei senza fissa dimora, che rappresentano anch'essi una questione in cui la popolazione straniera è plurirappresentata. È ovvio che tutte queste, però vorrei dire, cioè non è, sono tutte fasi diverse di una situazione che non si può comprendere con un solo tema, con una sola chiave di lettura. Per esempio, io mi sono portato dietro, perché essendo oggi un giorno per me dedicato all'economia, ieri è uscito presso la Fondazione Leone Moressa di Padova il dato l'economia dell'immigrazione, che mi è parso di un valore straordinario. Allora, in Italia ci sono 5 milioni di stranieri, l'8,2, dicevo, della popolazione. Queste persone, adesso ci vorrebbe una diapositiva per rendere più chiaro questa esposizione, ma danno come contributi previdenziali 16,5 miliardi di euro l'anno. Ne ritirano come costi per la loro presenza in Italia, sanità, scuola, prima accoglienza, altri servizi, forse anche il carcere, ne spendono 12,6 miliardi. Quindi noi abbiamo un attivo sui migranti di 3,9 miliardi l'anno e rappresentano l'8,6% della ricchezza nazionale del PIL, il PIL dell'immigrazione è stato chiamato. Queste persone quindi mantengono la pensione di 620.000 anziani italiani e collaborano con le rimesse per circa 4,9 miliardi, molto di più di quello che l'Italia versa per lo sviluppo di questi paesi, in rimesse agli stati da dove provengono. Quindi, come vedete, è un panorama dove quello che adesso voglio sfrutto quello che ha detto un po' il primo giorno il professor Pribe, che diceva la missione politica della psichiatria. Anch'io mi sento di fare un po' politica dicendo queste cose. Credo che queste persone sono necessitano di un aiuto, di un sostegno, ovviamente non parliamo mai di queste culture
che dobbiamo conoscere, ma conoscere anche questi dati per poterci incontrare con queste persone, perché rappresentano una risorsa enorme, ma non solo in termini etici e morali o politici, anche economici. Quindi, cioè, non c'è alcun motivo per cui noi evitiamo l'incontro con queste realtà. Ovviamente affrontando tutte le questioni che possono nascere da questo, da questa presenza, come è verosimile che si debba fare, ma volevo sottolineare proprio la varietà di tanti momenti che ci offre questo incontro.